lunedì 28 ottobre, e anche questo mese sta giungendo al termine, ma non senza il nostro approfondimento sui temi della sostenibilità con il programma del lunedì. La regola della sostenibilità da Francesco a Francesco e noi, come di consueto, apriamo il nostro appuntamento con il professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano per fare l'analisi punto per punto dei 17. Gol dell'Agenda ONU 2030. Buongiorno, prof. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Eccoti, sempre è sempre un piacere ehm, ritrovarti in video collegamento con noi. Il nostro sentimento di gratitudine per la tua disponibilità è davvero molto alto. Grazie, prof. Grazie a voi. Oggi andiamo a toccare un tema a te molto caro perché ti riguarda da vicino, meglio perché ci stai dentro, hai dedicato possiamo dirlo tutta una vita al mondo dell'istruzione e all'istruzione di qualità, proprio come cita il gol numero 4, per cui ecco eh, senza dubbio questo sarà un intervento ancora più sentito eh, degli altri che pure sono stati molto partecipati ovviamente da parte tua. Assolutamente sì, hai colto nel segno, faccio il docente, lo faccio da sempre, lo faccio con gioia. Io, quando, quando è finito il periodo del Covid e sono rientrato in presenza e ho visto i miei studenti, la prima cosa che ho detto è stato vi voglio bene. Quindi è un argomento che sento moltissimo. Allora, l'immagine del gol numero 4 parla di istruzione di qualità e c'è un'immagine provocatoria. L'immagine è un libro e una penna. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale chi ha fatto questo logo ha, inventato, ha tirato fuori un libro e una penna. E l'ha fatto in maniera commendevole. Allora andiamo a vedere cosa è successo a livello statistico. L'Istat per fare queste considerazioni ha, utilizzato, ha esaminato 38 misure statistiche. Ci sono dei miglioramenti rispetto all'anno precedente, come emerge dalla slide, pari circa alla metà, ma ci sono anche tanti peggioramenti. La Situazione è assolutamente identica anche con riguardo molto simile, anche con riguardo agli ultimi dieci anni. Rispetto all'ultimo anno, cosa è successo? Ma anche rispetto agli ultimi dieci anni sono aumentati in percentuali laureati e questa è una situazione positiva. Purtroppo. Tra i pigioramenti bisogna annoverare che diminuiscono in maniera seria le competenze in matematica e in lettura. Notizia bruttissima. Vediamo di approfondire questi discorsi. Com'è la situazione? Purtroppo la situazione non è rosea, come emerge dalle slide, non è rosea né a, live né anche a livello dell'Unione Europea. L'Italia è messa male, ma l'Unione Europea, se l'Italia piange, l'Unione Europea non ride. Con riguardo alla matematica, siamo indietro rispetto a, stiamo parlando di studenti di 15 anni, non raggiungono il livello base per la competenza in lettura. Eh, tanti nell'Unione Europea, noi siamo indietro a Irlanda, Estonia, Danimarca, Repubblica Ceca. La situazione diventa drammatica per le competenze in matematica, l'Italia è dietro a Estonia, Irlanda, Danimarca, Lettonia, Polonia, Slovenia, Austria, Finlandia, Belgio, Repubblica Ceca, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Lituania, Francia, Germania, Ungheria. La situazione? Drammatica. In Italia nel 2022, il livello degli studenti di 15 anni che non raggiunge il livello base delle competenze matematiche è pari al 29,6%, quasi un terzo, uno su tre. In Italia nel 2022 il livello degli studenti di 15 anni che non raggiunge il livello base delle competenze in lettura è pari al 21,4%, 1 su 5. Sono dati drammatici. Cosa ci dicono le statistiche? Le statistiche ci dicono che gli alunni della seconda elementare che non raggiungono il livello base delle competenze matematiche il livello di quegli alunni è pari al 36,1%, quindi il problema è all'origine. Quel 36,1% è ripartito in 40% con riguardo al mezzogiorno, 32,6% con riguardo al centro, 34,6% con riguardo al nord. Quindi il problema delle competenze in matematiche si origina da subito, dalla seconda elementare e non si riesce a porre rimedio. Per quanto riguarda invece il livello delle competenze in lettura, sempre in seconda elementare, gli alunni che non hanno il livello base delle competenze sono pari al 31,4%, è quasi un terzo, è drammatico. Prof, non yeah. sarà, non sarà ecco, di fronte a questi dati? È difficile come dire, tirare fuori il classico coniglio dal cilindro. E mi rendo conto che la domanda da un milione di dollari, come facciamo a venirne fuori? Eh, non si può esaurire, non si può evadere in pochi minuti. Ma ecco, do una, faccio un'ulteriore domanda che probabilmente contiene in sé. Una mezza risposta. Probabilmente bisognerebbe cambiare approccio educativo, metodo educativo per coinvolgere maggiormente i nostri giovani studenti. Assolutamente sì. Quello della matematica è chiaramente un problema di tutta evidenza. Ma a me quello che veramente angoscia è il problema della lettura, sinceramente. Mi angoscia! Cioè il fatto che una, un ragazzo. Legge e non sia capace di capire cosa ha letto, è, è veramente una cosa bruttissima. Questo, eh, se, se, mh, se mi consenti, penso possa essere ancora un altro di quei paradossi del benessere di cui parlavamo nelle puntate precedenti. Perché, se penso ecco, a questi dati sul uh, nostro territorio italiano, dove ogni bambino magari non ha un libro nelle mani, un libro di lettura banalmente, ma sicuramente ha un uh, dispositivo tecnologico su cui passa molte ore affaticando l'attenzione, la vista e tutto il resto uh, scrollando immagini e video senza soluzione di continuità e magari anche senza molta logica è ovvio che questo paradosso del benessere si ritorce appunto contro di noi tu pensa che valore aveva uno strumento che abbiamo utilizzato tutti noi quando eravamo ragazzi che si chiamava sussidiario perché il sussidiario era uno strumento che tu dovevi riempire con, in prima persona quindi c'erano degli elementi di base, ma tu lo riempivi. Ecco, è incredibile a dirsi, ma dobbiamo tornare al passato. C'è bisogno di creatività, c'è bisogno di. Personalizzare queste cose, ognuno deve mettersi il tuo il ragazzo deve essere stimolato. Eh sì, è la perché che per... statisticamente dimostrano che il problema nasce dalla seconda elementare. E eh? eh, eh, certo, ed è calzante l'esempio che facevi del sussidiario, perché il problema, ovviamente, non è la tecnologia in sé, ma è quel eh, circolo vizioso nel quale cadiamo, grandi e piccoli, nel senso che siamo rapiti da questi strumenti tutto il tempo che abbiamo a disposizione e ci manca ecco, la possibilità poi di restituire agli altri quello che abbiamo appreso, perché siamo continuamente lì a vedere quello che succederà dopo e questo sistema ci fagocita e alla fine ci rende quasi no, inermi. Due considerazioni velocissime, Toni. In Italia nel 2023... Stiamo parlando di una fascia di età tra i 25 e i 34 anni. Le persone che hanno conseguito la laurea sono il 30,6%. In aumento rispetto al 29,2% del 22%. Eh? Ma tanto per dirci, il target nel 2030 è il 45%. Quindi pensa quanto siamo indietro rispetto al target. E siamo praticamente sta, siamo a fine 2024. Pensa quanto siamo indietro. Quindi c'è da lavorare, c'è da lavorare su tutti i fronti. C'è un'ultima slide che mi piace commentare. Mi piace, che, che commento. Diciamo è non... doveroso commentare. Sì, perché ahimè c'è un discorso di formazione che riguarda la scuola chiaramente, ma c'è anche tutto un discorso di formazione che è extrascolastico e che abbraccia tutta la vita. Adesso ci sono tante possibilità di fare formazione anche dopo gli anni, ehm, quelli previsti per la formazione scolastica. Ecco, nella, dalla slide emerge che, ahimè, l'Italia, con riguardo alle attività formative, sia di tipo formale che di tipo non formale, è assolutamente indietro rispetto alla media dei paesi europei. Non va bene. Nell'Italia... L'area che è messa peggio è il mezzogiorno. Non va bene. Si dice: la frase è che non si smette mai di imparare. La sottoscrivo, la sottoscrivo, la sottoscrivo. Non si smette mai di imparare. Quindi andiamo assolutamente a fare attività formative quando e come possiamo. Dobbiamo assolutamente metterle in primo piano nella nostra agenda di tutti i giorni. Non possiamo farne a meno. Grazie, grazie prof per questo appello accorato che condividiamo ovviamente in pieno. E ti ringraziamo anche oggi per essere stato con noi. L'appuntamento è a lunedì prossimo per passare al gol numero 5, un altro gol molto importante. Non anticipiamo nulla, intanto ecco, ti ringrazio per la tua preziosa disponibilità e ci ritroviamo lunedì prossimo. Buongiorno a tutti. Bene, ritorniamo insieme con un nuovo collegamento. Sono davvero felice di avere con noi il direttore della Rete dei Comuni Sostenibili Giovanni Gostoli. Buongiorno direttore, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, eh, siamo, siamo felicissimi eh, di, di, della sua disponibilità, la sappiamo presissimo dai tanti impegni, per cui cercheremo di essere brevi. Intanto partiamo dai fondamentali. Che cos'è e a cosa serve la rete dei comuni sostenibili? La rete dei comuni sostenibili è sostanzialmente uno strumento per migliorare i comuni. Noi siamo un'associazione nazionale che è nata nel 2021 e che già oggi in solo tre anni ha oltre 120 eh, aderenti in tutta Italia, siamo già oggi non solo in Italia ma in Europa la realtà più grande di comuni, città metropolitane e province che si dedicano allo sviluppo sostenibile attraverso un monitoraggio delle politiche locali di sostenibilità. L'associazione è aperta all'adesione di tutti i comuni, di qualsiasi dimensione, grandi e piccoli e di qualsiasi colore politico. Già oggi all'interno della rete fanno parte realtà di tutti i colori politici, perché Agenda 2030 uh, ha tutti i colori sostanzialmente della, uh, della politica, appartiene a tutto. Sono grandi obiettivi che dovrebbero appartenere a tutti e noi sostanzialmente proviamo con il nostro progetto ad accompagnare i comuni, le città le province e le città metropolitane nella messa a terra dei grandi obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ecco, quindi non, eh, noi... solo, non solo monitoraggio ma anche supporto. Esatto, noi proviamo a passare da una sostenibilità predicata a una sostenibilità praticata nelle comunità locali. Eh, ai comuni offriamo uh, un rapporto di sostenibilità annuale che è fatto su un monitoraggio di 100 indicatori per i comuni capoluogo. 80 per i comuni non capoluogo, 50 sul livello provinciale e ogni indicatore è collegato a un grande obiettivo di Agenda 2030 e di uno sviluppo sostenibile inteso non solo in senso ambientale ma anche economico, sociale e istituzionale e riguardano questioni concrete. Che interessano la vita delle comunità locali, dal, dal, dall'efficientamento energetico degli edifici alle piste ciclabili, ai progetti di lotta allo spreco alimentare, al cibo bio nelle messe scolastiche, e, al consiglio comunale dei ragazzi, a, a tutta una serie di iniziative in, eh, riguardanti l'energia, eh, la mobilità eh, e quant'altro. Quindi, cose concrete su cui il sindaco, la giunta, i comuni con le proprie scelte possono andare a determinare il miglioramento delle performance. Noi vogliamo dare un contributo dal basso uh, attraverso il protagonismo dei comuni e delle comunità locali al raggiungimento dei grandi obiettivi di Agenda 2030. E Dio solo sa quanto ce ne sia bisogno e è, è assolutamente meritevole l'impegno ecco, dal basso di, di, di supportare questo tipo di cambiamento. Come si fa ad entrare a far parte della rete? Sì, basta una delibera di giunta, di adesione eh, della giunta comunale, in cui la giunta si impegna a due cose principalmente. La prima, a farsi monitorare attraverso questi indicatori. Eh, noi abbiamo, mh, vogliamo trasmettere anche alla pubblica amministrazione la cultura del dato nel governo eh, locale che aiuta da un lato ad avere consapevolezza di quello che è la situazione e allo stesso tempo agire ma aiuta anche a trasmettere, a dare una trasparenza nei confronti della comunità locale rispetto a quelle, che è la situazione, a quelle che sono le situazioni rispetto ai diversi temi. Quindi da un lato c'è l'impegno da parte del Comune a farsi monitorare attraverso indicatori locali e dall'altra a darsi anche degli obiettivi di miglioramento delle performance degli indicatori e quindi mettere in campo azioni e progetti concreti per farlo. Ovviamente come associazione offriamo tutto il supporto dalla formazione alla comunicazione. Con tanti strumenti anche per sostenere eh, quello che è un grande sforzo ed è prezioso perché per poter vincere la sfida dello sviluppo sostenibile è fondamentale eh, il protagonismo delle comunità locali. Direttore, tra l'altro una coincidenza non voluta ma molto assolutamente piacevole eh, ci avvicina ulteriormente oggi perché. Padre Pio TV, che è un emittente nazionale, trasmette da San Giovanni Rotondo, la città di Padre Pio, che è entrata da pochissimo nella rete. Lo abbiamo appreso dalla, dai vostri canali social che eh, abbiamo appunto in questi giorni avuto il piacere di. Ecco, di, di eh, su cui abbiamo avuto il piacere di riscontrare questo benvenuto che vediamo, che vediamo adesso e che abbiamo anche condiviso, eh, al momento mh, non vorrei che l'avesse già citato il numero di uh, comuni, di città che fanno parte della rete e quindi che sia stata una mia distrazione non, avergli, non averlo sentito il dato, beh, ecco in, in quel caso richiederei di ripetercelo, quanti comuni fanno già parte della rete? Allora in soli tre anni, di cui il primo anno l'attività era molto sperimentale, e abbiamo lavorato a fianco a fianco con l'ASBIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che ha eh, contribuito alla creazione del nostro set di indicatori. Eh, in questi primi tre anni hanno aderito già 120 realtà in tutta Italia, quasi 120 realtà. Eh, abbiamo oltre 300 manifestazioni di interesse di comuni e di amministrazioni comunali che entreranno a far parte della nostra associazione. E eh, l'ultimo, eh, come si diceva, è stato. Proprio San Giovanni Rotondo con cui siamo davvero contenti di poter iniziare a collaborare, e la Puglia è eh, tra gli aderenti eh, alla rete dei comuni sostenibili, la regione che in questo momento vanta più aderenti. Eh, inoltre dalla Puglia è partita proprio l'idea di allargare la nostra associazione. Perché noi nasciamo come associazione di comuni e città, poi, grazie al sindaco eh, di Mesagne, presidente della provincia di Brindisi. Eh, Ci è stato chiesto in qualche modo di cambiare il nostro statuto e di consentire l'adesione anche a province e città metropolitane. e Così abbiamo fatto. Le prime due province sono state appunto quello di Brindisi e di Foggia, quindi sono proprio pugliesi e abbiamo tanti comuni. Gli ultimi aderenti della Puglia sono stati anche Castellanita, Peschici Carpino. Ma abbiamo insomma tante realtà da Martina Franca, a Lecce eh, allo stesso comune di Foggia con cui stiamo facendo un bel lavoro, uh, un bel lavoro che in qualche modo dà anche uh, un modo anche per fare rete è fondamentale. Al di là dell'attività progettuale il nostro obiettivo è anche quello di mettere uh, a sistema e mettere in circolo le tante buone pratiche che ci sono nei comuni, che talvolta non fanno notizie ma che possono diventare il valore aggiunto per un'altra amministrazione, perché talvolta sono replicabili. E proprio su questo aspetto quest'anno abbiamo lanciato una nuova iniziativa editoriale che vede già protagonista la Puglia, che il prossimo anno vedrà protagonista anche San Giovanni Rotondo, che è la prima edizione della guida dei comuni sostenibili italiani. Al di là dell'attività progettuale, noi abbiamo pubblicato quest'anno come prima edizione una guida dove sono presenti già quasi 100 comuni. Ogni comune ha quattro pagine dedicate per raccontare un turismo più sostenibile, responsabile, accessibile, inclusivo eh, e anche condividere le tante buone pratiche che vengono realizzate a livello locale. E proprio in questi giorni stiamo aprendo la nuova edizione 2025. Ottimo, davvero, davvero ottime notizie, notizie importanti, perché poi questo cambiamento lo possiamo realizzare davvero solo se eh, facciamo tutti la nostra parte. Per cui la rete dei comuni sostenibili gioca davvero un ruolo di primaria importanza. Mentre chiacchieravamo, abbiamo visto anche il sito ufficiale, è molto bello. Io L'ho navigato anche nei giorni precedenti a questa conversazione, questa è la pagina eh, Facebook, il sito ufficiale della Rete dei Comuni eh, Sostenibili porta in evidenza la notizia della vostra partecipazione ad Ecomondo, questo importante kermesse che avrà luogo nei primi giorni di novembre. Ecco, direttore, quasi quasi starei... Per sarei lì, ecco il vostro sito, sarei lì per strapparle un'altra piccola promessa, quella magari di tornare a collegarci per sapere che cosa succede ad Ecomondo tra poco più di una settimana. Molto volentieri, noi partecipiamo per la prima volta con uno spazio nostro fisico insieme a LegaNet che è una società di servizi proprio a Ecomondo che è il network uno dei più grandi, insomma sul tema green eh, e sostenibilità eh, ci saremo per tutte le giornate dal 5 all'8 novembre a Rimini e l'8 novembre nel pomeriggio faremo nella giornata conclusiva anche un'iniziativa di presentazione alla rete. Sono davvero contento e sono grato per, questa, eh, per questo collegamento, ma in generale per l'attenzione eh, che la vostra emittente dà ai temi della sostenibilità. E non poteva essere altrimenti perché eh, Agenda 2030 eh, nasce ed è stata sottoscritta eh, nel 2015 da oltre 190 paesi. E nello stesso anno è uscita l'enciclica di Papa Francesco che per tanti di noi, per tanti amministratori, rappresenta davvero un punto di riferimento, no? in cui sostanzialmente è stato un appello che ha rafforzato eh, e che spinge i governi i nazionali e locali a prendersi cura uh, no? sostanzialmente del mondo circostante. Come eh, si diceva, c'è bisogno dell'impegno di ciascuno perché... Tante piccole azioni dal basso, moltiplicati per tante persone, tanti comuni, possono davvero fare la differenza. E forse questo è il nostro modo insomma, di diventare artigiani e anche costruttori della casa comune, come ha invitato più volte, in particolare Assisi, a fare Papa Francesco. Bene, dunque siamo perfettamente allineati. Non è un caso che il sottotitolo del programma, la regola della sostenibilità, sia proprio da Francesco a Francesco, perché questo amore per il creato ci viene direttamente da San Francesco d'Assisi e Papa Francesco è una delle voci, attualmente, una delle voci più autorevoli in difesa della nostra casa comune. Appunto, direttore, allora. Che dire, io la ringrazio anche per la disponibilità a tornare a collegarci, lo faremo quindi. Fra due settimane quando a consuntivo sostanzialmente di Ecomondo. Oppure ecco, se riusciremo a trovare un modo per sentirci anche eh, dai padiglioni della fiera. Eh, perché no, sarà un piacere farlo anche direttamente da lì. Abbiamo visto nella grafica presente sul sito i giorni non solo i giorni eh, durante i quali si svolge il festival, ma anche il padiglione a cui eh, poter eh, arrivare per eh, trovare il il Presidente Giovanni Gostoli, direttore della Rete dei Comuni Sostenibili e i suoi collaboratori. Lo rivediamo insieme dal 5 all'8 novembre a Rimini, Padiglione C4, Stand 306A. Direttore, grazie davvero di cuore per essere stato con noi, quindi arrivederci a presto. Grazie a voi davvero, buon lavoro. Buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Prima di restituire la linea alla regia, vi anticipo che cederò lo studio al rientro dalla pubblicità ai cari amici della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Oggi Maria Stella Alemanno e Giuseppe Daddetta dialogano con Annarita Lorusso, referente della comunità Laudato Si di Roma 2. Per cui restate con noi. Eccoci, buongiorno a tutti. Eccoci nel nostro consueto spazio dedicato alla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Buongiorno, bentrovati a tutti. Qui con me c'è Giuseppe, buongiorno. che ringraziamo. Abbiamo, oggi vogliamo uh, parlarvi della comunità Laudato Si Roma 2. E come sapete, le comunità Laudato Si nascono in Italia a partire dal 2017 eh, da un'idea del vescovo eh, Pompili e di Carlo Petrin, eh, il fondatore di Slow Food. Insieme decidono di eh, dar vita, di concretizzare i suggerimenti che il Papa aveva dato due anni prima, nel 2015, nell'enciclica Laudato Si. E in Italia nascono varie comunità. Uh, tutte hanno diciamo, la caratteristica di chiamarsi Comunità Laudato Sì e poi il nome a fianco. E qui noi abbiamo la signora Anarita Lorusso, eccola qui, grazie per, per aver accettato il nostro invito, che è la referente della Comunità Laudato Sì Roma 2. A lei vogliamo fare qualche domanda, siamo curiosi di, uh, di ascoltare la, il racconto di, di, questa, di questa comunità. Allora, la prima domanda che facciamo è quella di quando è nata la vostra comunità, com'è nata la, la comunità di Roma 2? Buon pomeriggio a tutti, veramente grazie per l'invito. Allora, la domanda che è così specifica avrà una risposta molto precisa, anche perché il giorno di nascita, 5 marzo 2019, è la vigia del mio compleanno, quindi è un giorno che eh, non poteva che essere ricordato sempre da, da me. 5 marzo 2019 eravamo solo, ma è un solo molto relativo perché non siamo abituati a contarci, a fare discorsi sui numeri. Eravamo sei persone, l'allora referente era Giustino Trincia, oggi eh, diacono permanente e direttore di Caritas Roma e queste sei persone avevamo lo stesso desiderio, quello di fare qualcosa alla luce della laudato Si, in che Papa Francesco nel maggio 2015 aveva donato. Alla Chiesa, e non solo, ma agli uomini di buona volontà. E in particolare, decidemmo, con discernimento attento, di scegliere la strada delle comunità laudato sì, perché le loro regole, le loro basi eh, molto eh, accoglienti e inclusive, ci sembravano quelle un po' più confacenti alla nostra formazione e al desiderio che avevamo di servire. La nostra casa comune, i fratelli e il Signore, anche per coloro che fossero credenti, eh, nell'ambito dell'indicologia eh, integrale. Che bello, grazie. Qui la regia ci manda delle immagini delle, delle varie attività che, che fate. Eh, noi siamo contenti di ascoltare questo perché anche, anche la storia della nostra comunità nasce così per appunto dar voce all'enciclica scritta per gli uomini di buona volontà e soprattutto come hai detto tu ci sembrava questo, ci, eh, ci piaceva questo aspetto trasversale che il Papa sottolinea. Quali sono le attività che fate? Ci incuriosisce perché ogni comunità poi eh, nell'austera anarchia può decidere quello che, che fare, no? Quello, quello da fare. Voi sì, do, a che cosa fatto... vi dedicate? Allora, noi abbiamo iniziato in un modo e poi il cammino è stato tracciato camminando. Quindi il ah. nostro atto di fiducia era cominciamo e poi in qualche modo la strada si aprirà eh, davanti a noi. Avete mandato in onda quella foto che... Eh, Ritraeva una targa eh, apposta su un albero. Abbiamo iniziato con le piantumazioni di alberi, ehm, dedicandole poi a seconda della nostra sensibilità, ad alcune situazioni, persone. Abbiamo piantate nel nostro quartiere più di una ventina, però anche in altri quartieri della città e anche in altre parti eh, d'Italia, in altre zone d'Italia. Dopo la piantumazione ci siamo accorti che questa cosa ci stava stretta. Noi abbiamo cercato di essere attenti ai segni che il territorio ci offriva. gli abbiamo iniziato a fare passeggiate, ma non passeggiate ecologiche to cure, sempre eventi in cui il grido della terra e il grido dei poveri fossero sempre presenti. Quindi anche la passeggiata sul Tevere non era la semplice occasione per fare due passi assieme, ma per ammirare bellezza, per ascoltare i suoni, ma allo stesso tempo vedere le creature eh, di tutte le specie che lungo il Tevere eh, si potevano, eh, potevano trovare il proprio habitat purtroppo anche molti barboni escacomunitari e capire in che modo potevamo essere attenti al grido della terra di quell'ambiente naturale che ci veniva presentato agli occhi alle orecchie ma poi anche al cuore e quindi capire come potevamo noi essere strumento anche attraverso l'aiuto di testimonianze di Persone esperte del settore. E poi abbiamo incominciato a fare formazione nelle scuole, eh, dalle scuole secondarie di primo grado, licei, testimonianze anche in varie università. E altri strumenti, diciamo, uno lo ricordiamo con molto piacere perché mi dà l'idea, mi dà l'occasione per aprire un altro settore, se mi eh, concedete il tempo. È la mostra eh, delle icone eh, del Cantico delle Creature. Ho visto che prima avete mandato una foto. Questa è stata una grazia che abbiamo avuto. Noi abbiamo eh, commissionato ad un iconografo Giuseppe Corbiano 12 icone. Le vedete lì rappresentate, sono invece molto più grandi, 50x70 di legno. E attraverso questo strumento, che doniamo gratuitamente in mostra, in esposizione alle realtà che ce ne fanno richiesta, e non sono solo parrocchie, anzi, sono gallerie d'arte, sono congregazioni religiose, eh, sono anche ambienti pubblici come essere, possono essere delle ville, giardini. Ehm, piazzali antistanti delle, eh, degli luoghi di incontro, e attraverso questo filo d'oro di bellezza, noi diamo la possibilità a chi li accoglie con creatività di eh, costruire attorno alla mostra un evento di ecologia integrale. Quindi, in qualche modo eh, siamo nella realtà quello che è un po' la nostra autodefinizione: impollinatori di ecologia integrale, cioè cerchiamo di suscitare in altri perché non ci piace essere soli, non Dobbiamo essere soli in questo, a far venire fuori quello che ancora non sanno di essere e di avere, ma che li porta a scoprire come possono impegnarsi nelle buone pratiche di ecologia integrale. Questa immagine che state mandando per noi è molto importante perché eh, l'impegno per le api. È particolare ci sono alcune persone della comunità che stabilmente ogni anno eh, confezionano le loro bustine con dei semi che noi regaliamo ehm, ai passanti di una villa dipende dalla location che scegliamo anno per anno e spieghiamo se sono interessati non sempre lo sono ma l'incontro lo cerchiamo la relazione la cerchiamo sempre perché tutelare la biodiversità perché difendere le api perché le api sono importanti per la biodiversità ma poi quel discorso sulle api ci porta a essere impollinatori appunto di questi principi di ecologia integrale. Poi abbiamo anche adottato degli alveari, sosteniamo gli apicoltori della zona e quindi promuoviamo eh, con lavoro integralmente tutelato, quindi sempre eh, corretto, onesto, registrato, eh, insomma la vendita di, eh, di miele di questi apicoltori. Sono piccole occasioni, piccole buone pratiche che soprattutto creano relazione fra di noi e con i soggetti anche esterni alla comunità. Questo è sicuramente l'aspetto a cui noi teniamo di più. E infatti la terza domanda era proprio su questo, no? Um. Sì, in che modo collaborate appunto con uh, gli enti locali e altre associazioni appunto. Sì. Eh, grazie per questo perché eh, sin dall'inizio, anche se io, io e anche tutti gli altri fratelli della comunità non sapevamo come, avevamo il desiderio di impegnarci per una cittadinanza attiva ecologica molto concreta. e eh, Abbiamo iniziato con alcuni esercenti del settore. Abbiamo inventato per esempio il tè e eh, il caffè sospeso, ma anche questo legato all'ascolto, alla relazione con i dei, svantaggiati del nostro territorio. E poi abbiamo iniziato a collaborare. In una maniera molto creativa e eh, davvero du durevole eh, con alcune associazioni che prima di noi Facevano questo, magari più impegnandosi nella difesa del verde e la diversità della formazione che avevamo non ci ha impedito, anzi ci ha arricchito reciprocamente. Quindi, per citarne una, Monteverdi Attiva, che sicuramente è molto più brava di noi nel fare tante cose, da qui abbiamo imparato tante cose. Sicuramente, però, non, non approfondisce alcuni temi come lo facciamo noi. E quindi, questo scambio reciproco, questo invitarli alle nostre celebrazioni, per esempio, del Tempio del Creato, questo chiedere testimonianze È un modo per dire siamo vicini a quelli che sono i segni che nel nostro quartiere ci sono. E poi dicevo delle scuole. Ecco, le scuole sono veramente soprattutto del quartiere, e tanti docenti che conosciamo e che ci invitano, ci chiedono di proporre questi percorsi di ecologia integrale che ormai ehm, personalizziamo secondo seconda delle esigenze e dei docenti che ci richiedono dalla religione dagli RC, ma anche professori di lettere, perché teniamo dei corsi su. Come la geografia cambia alla luce dei cambiamenti climatici o l'arte, come l'arte può essere denuncia del cambiamento climatico. E poi abbiamo rapporti con eh, associazioni che curano il verde pubblico del nostro quartiere. In particolare, voglio citare gli amici di Villa Sciarda. Attraverso i quali, per esempio, abbiamo iniziato un'altra bella iniziativa che è quella dell'eco reading. In un parco noi ci mettiamo per terra con i bambini e ci sono alcune persone, soprattutto maestre della nostra comunità, che leggono libri, storie, fiabe di ecologia integrale. Quindi eh, così piccole, buone. facciamo la nostra parte, come il Colibri. Ecco, conoscete tutti sicuramente la storia e quello è il nostro ruolo, con molta semplicità e con molta umiltà, soprattutto. Anna Rita, noi ti ringraziamo veramente perché ci hai detto tante cose e francamente ci hai anche motivato, hai anche motivato noi che siamo qui la comunità, di San Giovanni, la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo a continuare a fare quelle piccole cose che come dice il Papa permettono di eh, far bollire l'acqua, no? la fiamma sotto il fuoco è piccola ma bolle l'acqua e fa tante bolle grandi, così eh, sono le piccole... Ah, e con, fate tante, tante cose molto belle, per cui vi seguo da Instagram, <ride> ci siamo eh, rincorsi per altre occasioni, avete certo. partecipato anche ai nostri corsi e ve ne siamo grati. Quindi è bello essere in comunione e grazie Va. a Dio te la tecnologia ce lo consente perché ci permette di essere in rete e di stringere relazioni che io spero però possano essere più fattive anche perché io sono pugliese di origine quindi chissà, prima o poi eh. ricapiterò a San Giovanni Rotondo. Va bene, allora noi ti aspettiamo grazie. qui e chissà che veramente non possiamo fare qualcosa insieme, non, non si sa mai. Eh, come dici grazie. tu, la, la strada si apre camminando, no? Eh, quindi grazie, così. grazie veramente del tempo che ci hai grazie. dedicato, sappiamo che l'hai ritagliato abbastanza dai tuoi tanti impegni e ci, ci sentiamo presto. Grazie, grazie. e alla prossima grazie. settimana. Grazie, buona, buona giornata. Ci ritroviamo insieme per tornare a fare il punto sulla dimensione sostenibile del turismo con SibTour. Oggi abbiamo con noi il presidente della società italiana, professionisti della mobilità e del turismo sostenibile, Federico Massimo Ceschin. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta è sempre un piacere eh, poter, eh, potersi confrontare con te Federico soprattutto in questo momento in cui gli eventi a tema si susseguono a un ritmo forse nato e anche tu hai fatto parecchi chilometri in questi giorni per cui ti direi, eh, cambiamo un po' le parti questa volta sei tu che mi conduci dove sei stato ultimamente? Ma ultimamente ho girato un, un bel po' diciamo sono reduce eh, dalla, dalla esperienza straordinaria di forme a Bergamo che in pochi anni è diventato un riferimento europeo eh, per i formaggi. Già il nome è molto evocativo perché forme fa pensare proprio alle forme dei formaggi ma fa pensare anche alle forme, della, la, la, le modalità, i modi in cui oggi promuoviamo i prodotti tipici e di conseguenza i territori e le destinazioni. Quindi, forme, ha proprio questa eh, interessantissima formula eh, nel cuore di Bergamo Alta eh, davvero interessante con eh, centinaia di esperti ma anche di produttori che hanno portato i loro formaggi e eh, inutile dire abbiamo <ride> debitamente, anche. debitamente degustato sì, e, e sulla scia di questa bellissima iniziativa ecco, ti chiederei di ricordarci perché quest'anno abbiamo scelto volutamente con grande, come dire, attenzione di legare il tema della sostenibilità a quello del turismo. Ma perché l'elemento cardine, l'elemento comune è la terra. Eh, per dire Simtur, non, non perché io voglia parlare di SIMTur, ma perché eh, in questo caso secondo me aiuta molto a comprendere, nasce nel 2019 sulla scorta di una di, un, di, un, di due eventi epocali a pochissima distanza, avvenuti a pochissima distanza tra loro. La pubblicazione dell'enciclica Laudato sì e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Maggio la prima, settembre la seconda. Era un momento, è stato un momento nel quale è parso che la sostenibilità potesse diventare veramente un pilastro eh, del nostro modo di, di, di vivere, di consumare, di produrre, di viaggiare, di trasportarci, di spostarci eh, nel, nel, nella terra e di recuperare un rapporto con la terra che da un lato significa casa comune, e dall'altra significa proprio suolo, significa proprio terra, agricoltura. È una delle cose che mi è capitato di dire nei mesi successivi, perché poi siamo entrati nel, nell'era delle pandemie è che con tutto il rispetto per i medici, gli infermieri, la protezione civile, le forze dell'ordine che ci hanno aiutato ad attraversare un momento, un tempo difficilissimo come quello di Covid-19, secondo me non si, non, si, non, si è, non si sono ringraziati abbastanza gli agricoltori, gli allevatori e chi ha consentito anche in quel tempo veramente complicato eh, di, di, di avere le nostre tavole comunque imbandite e di, e di non avere problemi diciamo, dal punto di vista del... Quindi, ecco, Ecco, è stato un tempo, quel 2019-2020, con Covid e oggi con il cambiamento anche della domanda di turismo, che non è più quella di prima, del, del souvenir, della cartolina e del visitare i luoghi, ma vivere i luoghi e quindi la capacità dei viaggiatori di connettersi con i luoghi e con le comunità locali e dall'altra la capacità delle comunità locali di essere più accoglienti, più ospitali e di consentire di, di fruire pienamente dei patrimoni materiali e immateriali che abbiamo nei territori. Era probabilmente già un trend positivo in atto. Eh, probabilmente anche la, il momento intenso anche da un punto di vista umano che abbiamo vissuto con il covid ci ha spinto a un'ulteriore ricerca dell'autenticità, e quel viaggio che da sempre è un momento di formazione, piccolo o grande che sia, forse ci ha eh, insegnato anche a, a provare a declinarono nei nostri stessi territori, ecco quando facevi riferimento ai produttori eh, locali, eh, il fatto di non poterci muovere più con eh, la leggerezza e la libertà che avevamo sempre sperimentato ci ha portato a scoprire meglio que anche quello che ci circonda. Sì, diciamo che la, il binomio mobilità-libertà L'avevamo un po' dimenticato, più, più che dimenticato, l'avevamo dato per scontato. No? Il, il diritto a viaggiare nel Novecento è stato eh, uno dei diritti che l'umanità ha conquistato. Eh, Dall'altra sappiamo anche però che è stato turismo di massa, appunto, divenendo turismo di massa ha superato alcune soglie di sostenibilità, quella che tecnicamente si chiama capacità di carico dei luoghi e in molti casi come nella mia na na natale Venezia, eh, a Roma, Firenze, in molte città d'arte è diventato un, un grosso problema quello dell'overtourism di cui molto adesso si parla ma che già da vent'anni in qualche modo era vaticinabile. Oggi dopo la, la pausa di riflessione, chiamiamola così, eh, determinata dai lockdown, c'è molta più attenzione, molta sens più sensibilità. Ecco, quando si dice non tutto il male viene per nuocere, eh, tu non sei venuto con le mani in mano eh, come di tua buona abitudine, per cui poi mi racconterai che cosa hai tra le dita. Intanto, quello che volevo dire è che eh, tra un evento e l'altro c'è ecco, stato un evento, se ne, se ne, se ne vede all'orizzonte già un altro. Infatti, dal 7 al 9 eh, novembre eh, ci sarà. Un evento dal titolo molto bello, tutte le strade portano a Roma dove eh, ci saranno anche dei talk molto interessanti, tutti proiettati sul futuro. Dunque, sì. c'è un collegamento tra il libro che hai portato <ride> e l'evento di cui ho parlato? Sì, assolutamente, oltre a, alla... alla l'abbinamento cromatico che si può già, si può già notare, eh, questo un po' racconta, se vogliamo, i primi cinque anni di, di vita di Simtur e lo stato dell'arte, diciamo, il modo in cui oggi gli associati e le associate SIMTur eh, si posizionano eh, nei, nei rispettivi territori. Il bello di una rete nazionale di professionisti è proprio che ogni professionista è chiamato nel proprio territorio a svolgere una funzione di agente di sviluppo locale, di portavoce della sostenibilità e poi tutti assieme come associazione siamo una voce ormai insomma, nazionale che eh, ogni anno si ritrova in questo meeting per fare un po' il punto della situazione. La domanda che ci facciamo eh, è uguale per tutti, è che cosa hai fatto nell'ultimo anno e cosa farai l'anno prossimo. E questo ci consente di sottrarci a quella retorica dei convegni dove si raccontano cose del Novecento, cose fatte nella propria, a volte come nel mio caso, lunga esperienza mh, e di essere molto concreti, molto pragmatici e anche di essere una sorta di um, osservatorio di politiche pubbliche, una, una sorta di monitoraggio, perché se quest'anno io dico che l'anno prossimo farò determinate cose, a novembre dell'anno prossimo ti chiederemo di raccontare se le hai fatte, come le hai fatte e con quali risultati. E quindi è un momento molto importante, soprattutto quest'anno, perché in vista del Giubileo, eh, il, il meeting nasce nel 2016 con il Giubileo della Misericordia e per noi è molto molto importante naturalmente eh, il prossimo l'anno santo proprio perché ecco qui si vede molto molto bene eh, tutte le strade portano a Roma che da un certo punto di vista significa eh, proprio come la grande viabilità romana ancora oggi rappresenti un percorso per tornare a Roma dall'altra significa eh, Roma eh, chiaramente eh, come capitale eh, no, del, non solo d'Italia ma anche della nostra cultura e della nostra eh, religione e della nostra eh, di tutto ciò che, 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 che ci rende gli italiani che siamo ecco eh, ultimo ma non ultimo il fatto che eh, ho scoperto nel, nel, nell'individuare questo nome che tutte le strade portano a Roma è tradotto in tutte le lingue del mondo ah, ecco. da Omnes via Roman Ducunt quindi dal latino è stato tradotto in tutte le lingue del mondo non solo con lo stesso significato, ma anche con lo stesso significante. Cioè anche in Giappone quando si dice così si dice per dire che ci sono molti modi per fare una cosa. E a me questo piace tantissimo perché è proprio vero, ci sono molti modi eh, per fare le cose. E, mh, mh, troppo spesso questo paese si divide tra sopra, sotto, nord e sud, costa, entroterra, eh, città e campagna. Tro troviamo sempre i motivi di divisione. Eh, invece ci sono molti modi per fare le cose, significa rallentare, eh, incontrarsi, ragionare, confrontarsi, trovare insieme le soluzioni per rendere... Conveniente ciò che sappiamo essere giusto, e quindi questo è, è, è il messaggio di fondo di All Roots Lead to Rome dal 7 al 9 novembre a Verona, dentro Fiera Cavalli, quindi dentro in realtà un grande evento che accoglierà 150.000 persone. E racconteremo mh, dello sviluppo dell'equiturismo, dell'equiraduno, del, eh, del giubileo e, e racconteremo appunto tutta questa serie di innovazioni che gli associati e le associate SimTour. Continuano a proporre e a portare nei territori. Federico, io ti ringrazio di cuore anche perché è con te che abbiamo siglato questa bella collaborazione quest'anno che poi si è tradotta in. Questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia che facciamo ogni lunedì, esplorando proprio tante volte quell'Italia nascosta, eh, meno conosciuta, ecco, quel turismo autentico che stiamo finalmente riscoprendo con maggiore consapevolezza ed è bello che questo percorso di formazione eh, sia fatto, grazie al vostro lavoro, non solo eh, a favore eh, dei viaggiatori, ma anche di chi li accoglie. Passaggio fondamentale su cui potremmo chiudere questa chiacchierata. Grazie di cuore, <ride> grazie. Bene, allora l'appuntamento è come anticipato a lunedì prossimo per continuare questo nostro viaggio sostenibile in giro per l'Italia, per scoprire tante altre mete, tante altre destinazioni, per poter comprendere appieno, facendone esperienza, di come si può essere sostenibili anche durante le nostre vacanze, il nostro tempo libero. Grazie Federico. Grazie a te, grazie a voi. A prestissimo. A presto. Linea alla regia e buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.